Come è partita l'iniziativa del laboratorio di Concordi? Ah, se ben ricordo, è tutto partito da uno spettacolo musicale che fu organizzato proprio in questo teatro e al quale parteciparono cantanti, maghi, se ti ricordi, e tu facesti, mi sembra, il primo balletto. E da lì poi siamo partiti e ti sei specializzata nel tuo ruolo di coreografa e ballerina. E noi siamo andati avanti con lo spettacolo musicale, che da spettacolo di esibizione di singoli è diventato chiamiamolo musical, anche se la parola è troppo grossa. E quindi mi sembra che proprio era il 2012 quando si fu fatto il primo spettacolo. E nel dicembre del 2012 facemmo il primo musical che parlava, era, si chiamava e poi il diluvio. Si parlava appunto della Bibbia e in particolare della Genesi. E in quel caso faceste un piccolo balletto di bambini che uscivano dall'arca di Noè dopo il diluvio. E poi siamo passati, tutti gli anni abbiamo fatto un musical. L'anno successivo facemmo il Mosetto, faceste il balletto proprio di Mosè bambino. Poi l'anno successivo c'è stato, mi sembra, Ulisse, faceste il balletto delle sirene. Dopo Ulisse, vado ad abbraccio, non mi ricordo bene. Dopo Ulisse mi sembra c'è stato i Promessi Sposi. Promessi Sposi faceste il balletto delle suore, della monaca di Monza. E per ultimo, quello che abbiamo fatto anche ieri al Teatro Mascagni, i Chiusi, che riguardava appunto la Divina Commedia, con il balletto dei Dannati. E come dicevo prima, già c'è stata una bella crescita artistica e anche una crescita nel numero, che all'inizio ballerini e le ballerine, no, soprattutto le ballerine, perché i ballerini si sono persi subito per la strada. Soprattutto le ballerine erano le tue coetanee che poco a poco si sono un po' dileguate. E è cresciuto il numero, però si è abbassata l'età. E ora, appunto, l'ultimo balletto erano tutti bambini dei 8, 9, 10 anni. E questo lascia molto prospettiva per il futuro. È stata una cosa bella, è stata una cosa che siamo riusciti ad integrare nei vari spettacoli. Il soggetto era quello della trama dello spettacolo e loro l'hanno adeguato alle loro esigenze. Mi sembra che sia stata una cosa positiva, sia per la scuola che lei sta portando avanti, sia per tutto l'entourage della compagnia, chiamiamo la compagnia dei Concordi, che appunto si sta crescendo, sperimentando anche nuove cose, sempre più difficili, però sembra che il gradimento ci sia, per cui siamo molto soddisfatti. Ci vuoi raccontare meglio della Compagnia dei Concordi e del musical? Sì, la Compagnia dei Concordi appunto è nata nel 2012 con il primo musical, come dicevo prima, tratto dalla Bibbia. E è nata questa compagnia sempre come il suo balletto, è nata da questo spettacolo che abbiamo fatto al Concordi. Ci siamo resi conto che c'erano delle belle realtà dal punto di vista canoro e abbiamo deciso di sfruttare queste belle realtà, rifacendoci anche al fatto che in questo teatro, qualche anno prima, c'era proprio una compagnia teatrale popolare, proprio formata da nostri compaesani, più giovani e meno giovani, che purtroppo, come tutte le cose belle, poi ad acqua viva, dopo qualche anno, evaporano.
ricordando questa esperienza abbiamo deciso di, considerando che io sono un appassionato di musica, abbiamo cercato di mettere insieme sia le commedie che facevano loro con la musica, e è venuto fuori questa cosa un po' ibrida, però abbastanza gradevole. E quindi abbiamo messo su questa compagnia che è composta da 14-15 elementi che cantano, alcuni hanno avuto delle esperienze professionistiche, altri si adattano alle esigenze, si mettono in gioco senza prendersi troppo sul serio, come facciamo tutti a partire da me, e vengono fuori questi spettacoli. Non li facciamo una volta all'anno. Facciamo due spettacoli al teatro, poi abbiamo preso l'abitudine, visto che il teatro è piccolo, non riesce a recepire le esigenze della popolazione, il terzo spettacolo lo facciamo sempre a Poliziano, sempre in collaborazione con il comune, e sponsorizzati sempre dalla banca, la Val di Chiana, la banca locale. E quest'anno, anzi, visto che lo scopo era benefico, e ci hanno chiamato anche al Teatro Mascagni di Chiusi. Ieri, proprio l'altra sera, abbiamo fatto lo spettacolo, è stato un bel successo, soprattutto di pubblico. Poi il gradimento, questo non lo so io. E niente, stiamo continuando questa attività, speriamo di portarla avanti. C'è sempre un ricambio continuo, c'è qualcuno che esce, qualcuno che entra, per cui è molto positivo questa cosa. L'aspetto sociale è molto gradito perché coinvolge la popolazione, grandi e piccoli, e fra tutti nella nostra compagnia siamo oltre 50 persone, per cui è molto difficile portarlo avanti, però mi sembra che le cose abbiano preso un aspetto molto positivo. Cosa significa per una compagnia amatoriale fare teatro e fare cultura in questo territorio? Fare cultura non è una parola grossa per me perché non sono all'altezza, certamente. Prima avete intervistato Carlo Pasquini, che è un regista ormai collaudato. Io mi adatto a questo ruolo, ma non mi reputo un regista. Cerco di tenere, di coordinare la compagnia. Ma l'importanza, lo ripeto, è di cercare di coinvolgere la popolazione in qualcosa di utile, di positivo. Di portare qui bambini più o meno giovani, tenerli insieme a questi un po' più grandi e cercare di creare qualcosa che renda gradevole qualche serata alla nostra popolazione. In un paese che ora comincia a essere un pochino più attivo, ma fino a qualche anno fa non è che c'era molte attività